sposato. Allora, siamo in diretta. Logi, ci dica qualcosa, per favore. Logi, ci dica qualcosa. Allora, signori, scusate. Secondo il giudice è un assassino. Due parole ve le dico. I giudici ci dicono che è un assassino il suo assistito. Allora, intanto la sentenza ha confermato la sentenza di primo grado, ok? Quindi, indipendentemente da tutto quello che è, noi dovremo leggere le motivazioni, dovremo capire su che base la Corte ha ritenuto di confermare questa sentenza, dopodiché provvederemo a redigere il ricorso per Cassazione e vedremo all'esito della Cassazione quelli che saranno gli sviluppi. Va bene? Speravate in qualcosa di diverso, però, ovviamente. Sicuramente non è che ci auguriamo che ci sia... No, signore, abbiate pazienza. Alcune dichiarazioni con le telecamere. Dov'è il cadavere, Logli? È fastidio, non so. Signori, per cortesia, abbiamo già rilasciato le dichiarazioni. Ma lei se l'aspettava questa conferma? Andrà a lavorare anche domani il suo assistito, avvocato? Lei continuerà a lavorare? Continuerà a lavorare? Sempre, così. Signori, noi lasciamo altre dichiarazioni, grazie. Ma sul lavoro? Non sappiamo cosa succede, va bene? Grazie. Cioè, tecnicamente la condanna non implica una sospensione. Non sono un professionista del diritto del lavoro, quindi non so cosa vorrei complicare, ok? Grazie, arrivederci. Ora veramente basta. Logi, cosa dirai sui ora basta. Scusi, non è che può mettere le mani addosso, avvocato. Io sto mettendo le mani addosso, mi state disturbando. Non stiamo schiacciando nessuno, avvocato. Vi abbiamo dato le risposte che volevate avere. Adesso, per favore, cosa dirà sui figli, Logi, questa sera? Cosa dice sui figli? Allora, la macchina dovete fare. Signor Logi, scusate. Ha ammazzato la madre dei suoi figli? La macchina. Vale. Vado io, grazie. Grazie così.